Eccomi qua. Allora, vi racconto come è nato Sconnessi. È successo che un giorno a Roma ci siamo incontrati insieme a un mio amico giornalista e gli altri due sceneggiatori, Michele Andreozzi e Max Vado. Ci siamo incontrati in un bar e a un certo punto abbiamo letto una vignetta nella quale c'era scritto: sono rimasto per qualche ora senza connessione internet e ho conosciuto qui a casa delle persone bellissime. Dicono di essere la mia famiglia. Questa cosa mi ha fatto estremamente ridere e mi ha fatto pensare, beh, l'iperconnessione è diventato veramente un problema sociale, sta dilagando, ma perché non scriviamo un film, raccontiamo una famiglia che magari si trova all'interno di un posto senza l'uso della rete, come reagisce? Così sono andato a casa, ho scritto un'ideuzza e dopo 3 settimane avevo questa idea, ma non avevo il titolo, se non che ho avuto un déjà vu. 4 mesi prima era il giorno del mio compleanno e avevo ricevuto, e doveva essere il giorno più bello dell'anno perché sai, il giorno del compleanno, un giorno speciale, particolare, avevo ricevuto centinaia di auguri. Mentre stavo rispondendo, entusiasta di questo momento di gioia, mi si blocca il telefonino. Panico totale, nomofobia, paura di rimanere sconnessi. Ci sono passato, so veramente che cosa significa. A quel punto, tra l'altro ero pure fuori Italia, per cui non sapevo, parlavo da solo col telefonino. Momento di crisi e mi sono sentito totalmente sconnesso. Da lì, da questa tragedia, ne ho fatta un punto di forza. Dal fatto di essere sconnesso, il titolo del film, Sconnessi. Un film sicuramente necessario, perché... Semplicemente io vedo in continuazione ragazzi che vivono nel loro chat base, vivono nel loro mondo virtuale, non escono da quel mondo e quando escono fanno fatica a parlare, fanno fatica a interagire. Questo è un film, il messaggio di questo film è proprio tornare a comunicare, tornare a parlare, tornare al vis-à-vis, tornare a guardarsi negli occhi, ma soprattutto tornare a vivere il momento. Ormai le persone non vivono più il momento, ormai si fa fatica a vivere quelle sensazioni, quelle emozioni, i sentimenti e bisogna anche cercare di trovare il modo per tornare a comunicare e avevo esigenza di farlo in questo modo. Io non è che sto demonizzando, attenzione, con questo film la tecnologia, perché spesso me lo chiedono questa cosa, ci mancherebbe, non voglio demonizzare, dobbiamo vivere con la tecnologia ma in maniera semplicemente equilibrata. Tutto qui.